Il presidente del Brindisi Giuseppe Roma si presenta alla città, agli sportivi, attraverso i microfoni di Antenna Sud, in attesa di una conferenza stampa di presentazione ufficiale in cui sarà presentato tutto l'organico e lo staff tecnico-dirigenziale. Gli obiettivi del Brindisi per la prossima stagione? L'obiettivo primario è la salvezza, perché partiamo con 12 punti di penalizzazione, cercheremo di fare molto bene per poter salvarci e fare bene per la città, per i tifosi e per tutti noi. Com'è nata l'idea di tornare al timone del Brindisi Calcio dopo quell'avventura di qualche anno fa? Che cosa l'ha spinta? L'abbiamo fatto per salvare il calcio a Brindisi e per metterci in gioco un attimino anche noi, perché non c'è nessuno come noi, come imprenditori, per chiami la città. Vogliamo metterci in gioco per i ragazzi, stiamo programmando anche la scuola calcio e per fare il settore giovanile forte. E bisogna avere una squadra competitiva per provare a recuperare questo gap di 12 punti o eventualmente di un po' meno, se effettivamente ci saranno gli estremi poi una volta conosciute le motivazioni per presentare il ricorso da parte della società. Allora, per quanto riguarda il ricorso, stiamo aspettando prima le motivazioni per capire un attimino se ci sono le possibilità per fare il ricorso. Una volta viste le motivazioni, i nostri legali guardando tutto, poi provvederemo, è il nostro interesse metterci in atto per recuperare un po' di punti.